documentario che state per vedere non è una cronistoria del conflitto in Val di Susa rispetto alla costruzione della linea alta velocità Torino-Lione, non è un documentario tecnico che spiega perché questa cosa non si dovrebbe fare e perché e mettendo a confronto chi dice sì, chi dice no. Una cosa più semplice, tra virgolette, e queste virgolette le spiego fra poco, perché sono dei ritratti di persone che si raccontano, persone con vissuti molto diversi, spesso veramente molto lontani fra loro, che però si sono ritrovati a condividere questa vicenda e questa lotta. E perché dico semplicemente, tra virgolette? Perché c'è una differenza tra le interviste e gli incontri. Gli incontri sottendono la volontà di ascoltare e non solo di far parlare e non solo di riprendere uno che parla. Perché raccontare e raccontarsi presuppone che ci sia qualcuno che abbia voglia di ascoltare. E siccome credo che di gente che ha voglia di ascoltare ce ne sia sempre meno, di conseguenza c'è anche gente che è meno disposta a raccontarsi. Quindi ecco, questo è un'altra cosa. Tutte le riprese del documentario, tranne una piccola cosa alla fine, sono state realizzate nel 2012. E poi vi racconto perché ci ho messo 2 anni per montare il film. Comunque, insomma, spero che vi piaccia e spero che queste persone, come dire, che alla fine diventino un po' anche vicine a voi. Bene, ci vediamo dopo. La proiezione. Ho scelto questo titolo perché mi sembrava il più adatto, il titolo che meglio di ogni altro esprimeva questa condizione. Perché dietro questa piccola, brevissima parola, minuta di messa qui, si apre una voragine, perché questo qui è ovunque. E questa parola che ossessiona in modo ossessionante, ripetuta spesso dai protagonisti, qui è successo questo, qui si fa questo, qui io sono qui, casa mia che mi accorgo che deve sparire e nessuno mi ha detto niente. Questo qui poi è il nostro qui e quindi ecco, questo era il senso e credo che appunto, ho fatto bene ad aspettare di staccarmi da queste riprese, da questo materiale, perché 2 anni fa non vedevo quello che nel materiale c'era. Ero troppo preso appunto dal fuoco dell'attualità, mentre appunto queste qui sono storie esemplari, paradigmatiche, che rimandano a situazioni che non riguardano solo la Val di Susa, ecco, ma credo che insomma non riguardano neanche solo l'Italia, immagino. Buonasera. Buonasera. Allora, io ho apprezzato moltissimo il lavoro che hai fatto, però volevo sapere, no? Perché non hai provato a dare un'impostazione di tipo film documentario, cioè sul livello, diciamo, ricordando un grande come Francesco Rosi, qualcosa che ci fa capire un po' di più quello che ci sta dietro a questo problema della TAV, no? Cioè, andare oltre il racconto dei protagonisti, però conoscendo solo una parte della verità. Ma innanzitutto per una questione molto semplice, che certo avrei potuto fare, appunto come ho detto all'inizio della presentazione, avrei potuto fare un documentario tecnico, però penso che
siano altri a doverlo fare e altri che lo dovrebbero fare e lo saprebbero fare meglio di me. Del resto è stato anche fatto, credo che Report l'abbia fatto. E io non voglio fare quella roba lì. Volevo far venire fuori la questione attraverso la percezione delle persone normali, non degli esperti o degli esperti di turno o dei politicanti o così. Ognuno con la propria sensibilità, ognuno con la propria storia. E io credo che onestamente me lo sono anche chiesto quando stavo montando, soprattutto verso la fine, mi sono chiesto ma devo mettere dei cartelli esplicativi? Ma poi ho detto no, perché uno, io penso che alla fine ci siano disseminati nel documentario delle considerazioni che sono così esaustive che forse sarebbe stato superfluo aggiungere altro. Cioè, quando l'uomo delle castagne, ad esempio, racconta di quella conversazione con l'ufficiale dei carabinieri che gli dice: ma voi state facendo cose illegale. Lui dice: ma io sto facendo cose illegale per cercare di contrastare una cosa che è ancora più illegale. Quello dice: ma l'ha deciso il CIPE. E quello gli dice: il CIPE ha preso il tuo a Cosentino. Ecco, io penso che cosa devo dire ancora? Cosa devo ancora spiegare? Di fronte alla storia della famiglia alla fine, che leggono alcuni stralci del progetto che evidentemente non ha letto mai nessuno, neanche quelli che hanno detto che andava bene, evidentemente. Cosa devo? Cioè, devo spiegare qualcosa? Devo dire ancora qualcosa? Oppure quella parte in cui la ragazza parla con i carabinieri impassibili che restano lì, quella dice delle cose che tra l'altro puntualmente si sono verificate 2 o 3 anni dopo quando hanno fatto finalmente e hanno iniziato ad arrestare la gente per 'ndrangheta in Val di Susa. La gente si è messa a ridere quando hanno fatto gli arresti perché bastava leggere un volantino di 10 anni fa o di 15 anni fa. Ecco. Allora a questo punto ho detto, vabbè, ok, sarò accusato di, appunto, di, non, di, no, di mancanza di non sarò bipartisan, ma chi se ne frega, però, attenzione, il punto non è tanto sei d'accordo o sei a favore. Certo, questa è una cosa importante, ma credo che il punto lo sottolinei. Uno, il cartello che c'è all'inizio che rimanda a una conversazione che ho avuto con un poliziotto durante la preparazione del documentario, perché avrei voluto inserire nel documentario anche qualcuno delle forze dell'ordine. Quelli che ho contattato io alla fine hanno deciso di non partecipare. E il punto è questo, che lui dice, qui non è più una questione di tal sitar, no? È una questione di essere più o meno contro questo sistema, che è il sistema di Cosentino al CIPE, non ce lo dimentichiamo, eh? Non è un altro, è questo. Almeno è anche questo, non voglio adesso essere disfattista, però è anche questo, pesantemente questo. Non è più una questione di notav, sitav, notav, è una questione di sistema sì o sistema no. Dopo che lui mi fa questo discorso da uomo di Stato, che mi dice, lo Stato ha deciso di adeguare, punto e basta, mi chiede se io conosco dei sitav, se pensa che io possa andare a intervistare dei sitav. E lui mi dice, tra l'altro, non politici, gente comune, e già questa distinzione dovrebbe far riflettere, ma e mi dice, non, secondo me non ne troverai tanti, perché a favore di questa della Torino-Lione, solo chi non conosce il progetto. Allora, il punto non è tanto sì questa roba, no questa roba. Questa persona sa che la gente ha ragione. Me lo dice, mi dice, è a favore della Torino-Lione solo chi non conosce il progetto. Però ha appena finito di dirmi che comunque
Non ce n'è. La questione è un'altra. La questione è che se lo Stato decide, secondo poi un iter che è tutto da vedere, tu devi stare zitto e basta. E questo è il problema della democrazia. Se democraticamente si prende la decisione sbagliata, che si fa? Se democraticamente la democrazia diventa la dittatura della maggioranza, che si fa? Se oggettivamente ci sono delle scelte che contravvengono quello che in una democrazia è la pietra angolare, la Costituzione, cosa fai? Se ti ritrovi Cosentino al CIPE, che è il segreto di Pulcinella, prima che lo arrestassero, tutti sapevano chi era Cosentino, ma potremmo fare mille altri esempi, ahimè. Cosa fai? È palese che quella roba lì è una roba quantomeno discutibile, per non dire che è una roba... Cosa fai? Allora, paradossalmente, questo poliziotto sostiene le stesse tesi del ragazzo di Radio Blackout, dell'antagonista, per usare una etichettatura dei media, no? Anche Aurelio dice, la gente ha capito... Gente di tutte le risme, dai cattolici agli anarchici, hanno capito che qui non è una questione buco sì, buco no. Hanno capito che dietro questa storia la truffa di un sistema che è una monnezza. Ed è la stessa cosa che dice il poliziotto, solo che uno dice giriamo il tavolo, ribaltiamo tutto, l'altro dice no, comunque le regole sono le regole, quindi devi stare muto. E se continui a protestare ti becchi le manganellate, anche se hai ragione. E io so che hai ragione, perché infatti dopo mi dice... è a favore di questa roba, solo che non conosce il progetto. Quando io ho incontrato questo poliziotto sparite in me tutte le ipotesi, come dire, bipartisan che avevo in testa, quelle poche che avevo ancora, e ho detto vabbè, ma allora a questo punto facciamo un documentario che poi ognuno poi ci mette la sua sensibilità. Io, a me piace fare questo tipo di cose e far incontrare della gente. Mi hanno guidato due istinti, diciamo, in questa storia. Uno è che le persone coinvolte in questa vicenda si riconoscessero nello sguardo che io ho avuto su di loro, che è uno sguardo empatico ma non militante, è uno sguardo magari partigiano ma non fazioso, non è un volantino, perché un distacco io ce l'ho avuto, ce lo dovevo avere. E l'altra cosa che mi ha guidato era l'idea che le persone che non sapevano niente, che avevano dei pregiudizi o sono indifferenti, alla fine dicessero, beh, come minimo potrei essere al posto loro. Queste erano le due cose che io volevo. Poi ripeto, come ho già detto altre volte, queste persone alla fine potrebbero avere persino torto. Comunque bisogna riconoscergli un rispetto che gli è stato negato per 20 anni, perché la cosa più gentile che gli è stata detta a questi qua in questi 20 anni, quando non sono stati ignorati completamente, è che erano dei bifolchi montanari o dei nimbi, e abbiamo visto come sono nimbi: due statali, un'autostrada, una linea ferroviaria dove passa già un treno che si chiama TGV, tren gran vitesse, treno a alta velocità. E quindi niente, insomma, volevo che ecco, un film, volevo cercare di raccontare un sentimento di rivolta non nel senso di solo, almeno di ribellione, di protesta, ma di rivolta nel senso di necessità di cambiare direzione. Si dice, no, rivoltarsi come un guanto. Ecco, credo che sia la storia di gente che si è trovata costretta a cambiare direzione, a ripensarsi, perché la percezione del mondo in cui pensavano di vivere si è rivelata ai loro occhi sbagliata. E allora questa rivolta,
questo ripensarsi, questo cambiare direzione serve a riempire questo vuoto. E in questo senso c'è molta più rivolta nel carabiniere in congedo, nella famiglia alla fine, che dice io credo nella democrazia, però sono pronto ad andare in galera, che nell'antagonista di Radio Blackout. Questo può sembrare paradossale, ma non lo è, perché l'antagonista di Radio Blackout parte da un punto di vista che dice lo Stato è una merda, la democrazia è una truffa, ha ragione o non ha ragione, non sono qui io a dover dire se ha ragione o non ha ragione, ognuno la pensi come gli pare, però parte da questo punto di vista e la vicenda di Valsusa al massimo consolida delle opinioni, non è che dice ah, oddio sono sconvolto, ho capito che viviamo in un mondo dove non contiamo nulla. No, nonostante la passione che ci mette e che dimostra nel suo racconto, no, di metterci, non credo che questa vicenda lo abbia sconvolto, ma gli altri ed è questo, gli altri sì, ed è questo secondo me quello che mi premeva raccontare, anche solo semplicemente mettendo in fila tutte queste persone che non esauriscono tutto il ventaglio di persone che puoi incontrare lì, ma che ti raccontano un movimento popolare, e il movimento popolare, quando è popolare veramente, fa paura, è pericoloso, tra virgolette, proprio perché mette insieme gente che nella vita quotidiana non si sfiora neanche. Ed è questa, secondo me, il punto forse che racconta il ragazzo della radio quando parla della felicità e dell'erotismo dei rapporti, perché saltano gli schemi che neanche più sappiamo di seguire, di cui siamo perfettamente inconsapevoli, che quindi funzionano alla grande, gli schemi per cui tu sei quest'altro e ognuno viaggia sul suo binario senza incontrarsi mai, come le autostrade, no? Quindi non c'è la sua corsia, ogni tanto vai nell'altra, però ritorni nella tua. Invece, quando succedono queste cose, accade che la gente si incontra e fa politica nel senso proprio basico del termine, si incontra, esce di casa, si incontra il suo vicino di casa, dice che facciamo? E scelgono di fare qualcosa, non sbagliano, però ci provano. E in un paese anestetizzato, questi qua hanno delle facce, che spero che siano anche a tratti emerse dal documentario, hanno delle facce che in giro veramente si vedono molto poco, perché la faccia felice della signora delle manette che dice ridendo, se perdiamo ce ne hanno un sacco di mazzate, però noi abbiamo vinto lo stesso, quella faccia lì veramente ti viene quasi da pensare alla bella e comunque retorica frase una risata vi seppellirà. E queste signore dicono ma non me ne frega niente, cioè comunque questa storia ci ha cambiato, a loro parere, anche il mio, così in meglio che tutti quelli che ci vogliono male, ma stiano nella loro ragionevole infelicità. Ecco, chiaro che poi in un movimento così ci sono anche molti problemi, la gente anche litiga ferocemente, ma mi sembra tutto normale, no? E ci sono molte posizioni, l'abbiamo anche visto, però su due o tre cose credo che siamo tutti d'accordo. Dovrei scrivere un altro film di finzione, e un film che stavolta dovrebbe essere più lieve, con dei miei amici cabarettisti con cui ho fatto già un film, Pietro, non so se l'avete visto, un film molto drammatico, nonostante avessi questi amici che sono dei grandi attori comici e sono quelli che, di senso doppio, quelli che magari a Zelig, io non sono un grande fan di Zelig, però ci sono loro, ogni tanto lo vedo, che da 4-5 anni sono lì. Ecco, dovrei scrivere, dico dovrei perché dovevo scriverlo per il 30 novembre 2014, sono un po' in ritardo, ma comunque adesso prima o poi lo scriverò, dai. Mi hanno dato una proroga entro il 28, speravo in questa
questo pernottamento marchigiano, ma non è che non mi sta riuscendo tanto, ma no, non è colpa delle Marche. Va bene, niente, se non ci sono altri interventi, grazie ancora per essere stati qui. Grazie a voi. E grazie a Daniele, insomma, per la cosa finale.